Il 2011 sarà un passaggio, un momento epocale per la divisione adesivi di Henkel, in quanto abbiamo deciso di trasferire i prodotti attualmente presenti sotto il marchio Sista e anche il marchio Ponal al di sotto del marchio Pattex. Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per il mercato, sia per i rivenditori che per i consumatori, tramite proprio la creazione di un brand multisoluzione. Il nostro obiettivo è che chiunque abbia un'esigenza di incollatura o di sigillatura possa pensare prima di tutto a Pattex come il marchio al di sotto del quale potrà trovare un prodotto adatto a rispondere alla sua esigenza applicativa. Quindi secondo noi questa strada, che semplificherà anche la scelta poi dei nostri utilizzatori a livello proprio di prodotto, potrà essere una strada ancora più importante e corretta per poter massimizzare e ottimizzare i nostri investimenti sul brand e ottenere ancora risultati più positivi. È proprio nel momento in cui ci ritroviamo a fronteggiare una crisi del mercato, dove normalmente altre aziende magari pongono un freno ai loro investimenti, che anche l'ha deciso di massimizzare ancora di più i propri investimenti in termini di comunicazione, ma soprattutto di investire tantissimo in termini di innovazione. Secondo noi comunicazione e innovazione sono le due chiavi per poter far sì di ottenere risultati positivi, molto positivi, anche in un momento di crisi del mercato. Comunicazione l'abbiamo indirizzata soprattutto ad un utilizzatore fai-da-teista, che di solito è un target abbastanza anticiclico. Nel momento in cui infatti abbiamo una crisi di mercato, normalmente il consumatore fai-da-teista ha proprio lo sprint per poter dedicarsi di più ad attività di fai-da-te, a conoscere di più i prodotti. Infatti ci siamo molto indirizzati a questo target, che ci ha permesso proprio di crescere moltissimo lo scorso anno. Innovazione, perché non bisogna mai dimenticare che chiaramente bisogna tenere attivo il mercato tramite delle novità di prodotto, ed è stato proprio il 2010 l'anno in cui nel cuore della gamma Pattex, che è Mille Chiodi, abbiamo lanciato tutta una serie di novità di prodotto anche in contemporanea, proprio per massimizzare questo nostro messaggio di innovazione al mercato. E questa scelta, che è stata una scelta coraggiosa l'anno scorso, comunque ci ha ripagato, perché abbiamo ottenuto comunque dei risultati molto positivi di crescita. Quest'anno non ci vogliamo fermare, ma stiamo continuando ad investire con queste nuove attività che riguardano proprio il brand Pattex, andando a massimizzare la nostra attenzione, per il nostro focus su questo brand. Inoltre, sempre abbiamo iniziato l'anno scorso ma continueremo ancora, abbiamo deciso che è il momento anche di approfondire ulteriormente la nostra conoscenza del consumatore, sia fai-da-teista che professionista, tramite ricerche di mercato che ci stanno permettendo di capire ancora meglio quali sono le sue esigenze e potervi rispondere poi con la giusta offerta in termini di prodotti e anche con la comunicazione più adeguata ai diversi profili e diversi target, a partire dal punto vendita fino alla stampa, alla comunicazione in televisione.